Sviluppato da From Software, casa famosa per la saga Otogi ed Armored Core, e forte di un design dei personaggi curato da Keiji Nakaoka di Capcom, Ninja Blade è stato definito dagli stessi creatori come un cinematic action game, laddove le meccaniche da pure hack and slash sono ibridate con elaborati quick time events, presenti in dosi massicce. Se da una parte questa miscela funziona in termini di pura spettacolarità, che raggiunge livelli eccezionali soprattutto nelle boss fights, il rovescio della medaglia è che il giocatore si sentirà vagamente estraniato dall'azione e dal libero arbitrio per una buona fetta di gioco, scelta che potrà non piacere a tutti. La storia prende il via qualche anno nel futuro, in una Tokyo minacciata da un rischio di infezione da parte di temibili vermi parassiti e senzienti, in grado di trasformare gli esseri umani in abomini mostruosi. Nei panni di Ken, guerriero ninja immune ai parassiti, dovremo assolvere al non facile compito di salvare la città e forse il mondo intero. Sopra le righe, tanto nelle premesse quanto nei successivi risvolti, il plot è piuttosto trascurabile, presentandosi più che altro come una sequela di cliché ben noti ai veterani dell'action gaming. Senza perdersi in premesse, il gioco ci cala immediatamente nel cuore dell'azione sin dalle prime sequenze. Brevi messaggi tutorial getteranno le basi per la padronanza di un set di controlli e mosse che rimarrà invariato per tutto il resto dell'avventura, salvo qualche aggiunta, e di una struttura assolutamente lineare. Giunti in una nuova area, dovremo farci strada tra gruppi di nemici accompagnati da occasionali mini boss, affrontare sezioni in stile platform e sconfiggere un enorme boss finale, con scontri che si dividono in una fase preliminare con meccaniche tipiche dell'hack and slash e successivamente un elaborato quick time event con tasti da premere che richiamano quelli utilizzati in combattimento, il tutto per giungere alla Todome, ovvero il colpo fatale. L'unica variazione sul tema sono sequenze a bordo di veicoli dotati di postazioni fisse, dove scegliendo tra mitragliatrice e lanciarazzi dovremo eliminare le creature avversarie, sia a terra che in volo. Le meccaniche di combattimento si basano sulla scelta dell'arma giusta in base al tipo di nemico che ci si para davanti. Sulla schiena di Ken sono infatti fissate tre diverse armi bianche. La Stone Render Sword è la più pesante delle tre ed è perfetta per liberarsi dai nemici dotati di scudo, del carapace dei boss ed occasionalmente per fare breccia nelle pareti, ove il level design lo preveda. La Ninja Blade è la via di mezzo, agile e leggera, ma allo stesso tempo efficace contro i nemici di media stazza e persino contro i boss, a patto di averli sbucciati a dovere dal carapace. I Twin Falcon Knives sono invece armi a lama corta dotate di un cavo d'acciaio, utili per colpire a distanza e dall'occasione aggrapparsi a punti predefiniti dello scenario. Tutte le lame a disposizione si controllano secondo uno schema classico che assegna due tasti rispettivamente attacchi deboli ma veloci e lenti ma più efficaci. Il concatenamento di attacchi differenti nella giusta sequenza dà origine ad un gran numero di combo che possono culminare in una Todome. Premendo nel momento giusto il tasto che vedrete comparire sopra la testa del nemico, avrete accesso a questa spettacolare finishing move, che si manifesta in forme differenti. Un ulteriore tasto è invece dedicato ad una lama circolare, molto simile al glaive di Dark Sector, che può essere caricata con tre diversi poteri, quali aria, fuoco e fulmine. Oltre a funzionare da arma offensiva, questa lama circolare torna utile nella soluzione di semplici puzzle ambientali, come spegnere fiamme con il vento o bruciare ostacoli con il fuoco. Il platforming si compone principalmente di wall running, attivabile con la pressione del grilletto destro durante la corsa, e poi completabile con occasionali salti accompagnati dalla direzione, e l'utilizzo di barre orizzontali per dondolarsi e darsi la giusta spinta. Queste sequenze sono spesso arricchite da fenomeni contestuali che contribuiscono a renderle particolarmente adrenaliniche, ma soffrono purtroppo dell'imprecisione con cui i controlli sono stati calibrati, che può portare a ripetere più volte la stessa sequenza solo perché un salto non ne vuol sapere di andare nella giusta direzione.
A chiudere il cerchio dell'offerta ludica ci pensano gli elaboratissimi QuickTime Event, che accompagnano gli spettacolari filmati realizzati con la grafica del gioco, aggiungendo controlli sensibili al contesto. Separandosi dalla filosofia oggi diffusa, che vede il QuickTime Event proporre tasti a caso, i ragazzi di From Software hanno preferito dare a questi momenti una connotazione più immersiva, utilizzando lo stesso set di controlli proposto nelle normali fasi action. In questo modo, quando Ken colpirà con la spada, ci verrà chiesto di premere uno dei tasti di attacco, o nel caso di una schivata, la relativa direzione. In caso di fallimento, si assisterà ad una sorta di riavvolgimento del nastro, che riporterà all'inizio della sequenza senza particolari svantaggi. È innegabile che queste sequenze occupino una grossa fetta del gameplay, avvicinandosi circa alla metà del giocato, la cui longevità complessiva si attesta sulle 10-12 ore. Questa caratteristica rende Ninja Blade un'opera a sé stante, il cui acquisto è assolutamente da escludere nel caso i QuickTime Event non facciano per voi. In caso contrario, nel lavoro degli sviluppatori giapponesi si trova quella che ad oggi è senza dubbio la migliore espressione di questo espediente videoludico, corredato da una regia notevole e da coreografie davvero ben studiate. Le sequenze action rimangono negli standard del genere, anche se la buona differenziazione nei tipi di nemici e negli attacchi che essi portano costringe ad un utilizzo intelligente delle differenti armi e dei vari vantaggi e svantaggi di ognuna, risvolto che dona al gameplay una discreta profondità. A sostegno vi è anche un sistema di upgrade delle armi e delle caratteristiche del personaggio, che si basa sulla raccolta di specifici power-up sul campo di battaglia, il cui accumulo permetterà di decidere cosa potenziare. Nascoste nei livelli vi sono anche stanze segrete, dove è possibile rinvenire costumi ed emblemi extra per il personaggio. L'unica funzione online permette l'upload delle statistiche di fine livello, che andranno a far parte di una leaderboard internazionale. Il comparto tecnico è caratterizzato da un buon design dei livelli, con una prevalenza di colori scuri dovuto all'ambientazione notturna. Il nero si sposa dunque con un grigio-verde di matrixiana memoria. È un peccato che nel procedere della campagna le battaglie abbiano come teatro solo ed esclusivamente i palazzi della downtown di Tokyo e qualche sporadico ambiente sotterraneo, con un evidente riciclaggio di modelli. Una maggiore varietà avrebbe di sicuro giovato. La modellazione poligonale è curata, le texture sono di qualità ed il gioco di riflessi la fa da padrone grazie agli ottimi shaders. Gli effetti particellari non sono eccezionali, ma fanno comunque un buon lavoro. Da segnalare buon comparto luci e la presenza di fisica realistica su una buona parte degli oggetti di contorno. Nota negativa per il frame rate, per lo più stabile ma soggetto a fortissimi cali in alcune boss fights. L'ultima fatica di From Software ha delle indubbie qualità e piacerà agli appassionati di hack and slash vecchia maniera, a patto che si accetti la predominanza dei quick time event. I difetti principali sono la scarsa varietà delle ambientazioni, un set di controlli mal calibrato soprattutto nel platforming, che potrebbe portare a frustrazione in alcuni passaggi, ed una generale ripetitività nell'azione. La massiccia dose di QuickTime Event non è considerabile un elemento a sfavore, data la loro ottima qualità, e sta più al gusto dell'utente finale stabilirla alla promozione o meno. Nel complesso, un prodotto con una sua personalità e sicuramente in grado di accontentare una fetta d'utenza, ma non si tratta di un titolo destinato ad essere ricordato a lungo.